Buonasera a tutti. Come da tradizione, seppur con una settimana di ritardo, con lo spettacolo degli sbandieratori delle sette contrade di Orte che sta per iniziare, la festa dell'ottava di Sant'Egidio volge al termine. È ancora presto per i bilanci, ma non di certo per i ringraziamenti. Non voglio però annoiarvi con un elenco di nomi di persone e di enti, rischiando tra l'altro di dimenticarne qualcuno. Mi limiterò quindi a dire un semplice grazie. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la festa, ma ancor di più a chi vi ha partecipato. Dopo qualche giorno di riposo ci rimetteremo subito al lavoro per la preparazione della prossima edizione, con la speranza e l'augurio di saper intercettare i tanti pellegrini e turisti che si recheranno a Roma per l'anno santo, così da invogliarvi a visitare Orte per lasciarsi trasportare indietro nel tempo. Vi diamo quindi appuntamento alla 54esima edizione dell'ottava di Sant'Egidio, con tante nuove idee e proposte, e speriamo con un nuovo look della piazza e del paese. Lascio ora la piazza al gruppo dei musici della Contrada San Sebastiano, vincitori della disfida Suon di Tamburo 2024. Grazie ancora a tutti e buona serata. Madonne e messeri, buonasera! Buonasera e benvenuti alla finalissima! Allora, stanno entrando i tamburini della Contrada San Sebastiano, Contrada vincitrice della disfida a suon di tamburo 2024! Riaccogliamo in piazza quindi la contrada vincitrice della disfida Suon di Tamburo 2024, la contrada San Sebastiano. Thank you.
E adesso per la 53esima volta facciamo entrare in piazza di Santa Maria il gruppo dei piccoli sbandieratori delle sette contrade di Orte. Le bandiere e i costumi rappresentano ognuna delle sette contrade che dividono il centro storico, per cui durante i movimenti dell'esercizio i colori e i disegni danno un effetto suggestivo che viene amplificato dai ritmi d'accompagnamento proposti dal gruppo dei musici. E accogliamoli con un grande applauso! Vi presentiamo il gruppo, il confaloniere Fardin, i musici Gregorio, Jacopo, Francesco, Nicolò, Simone, Leonardo, Davide, Giordano, Daniele, Andrea, Alessandro, Edoardo, Giuseppe e Tommaso. Ed ora il gruppo dei musici con i loro tamburi chiamano gli sbandieratori Jacopo, Mirko, Simone, Leonardo, Amedeo, Emanuele, Leonardo, Sebastian, Romeo, Simone, Samuele, Alessandro, Tommaso, Michele, Joshua, Michele, Gioele, Francesco, Francesco, Giulio e Stefano. Thank you.
esercizio di grande squadra denominata H, formata dagli sbandieratori Amedeo, Emanuele, Leonardo, Samuele, Alessandro, Michele, Joshua, Gioele, Stefano e Francesco. La squadra formata dai più grandi del gruppo: Jacopo, Mirko, Simone, Leonardo, Tommaso e Simone. Thank you.
Ultimo esercizio, è una grande squadra esibita dagli sbandieratori Amedeo, Sebastian, Alessandro, Joshua, Gioele, Simone, Michele, Francesco, Romeo e Giulio. Thank you.
salutiamo il gruppo dei musici e dei piccoli sbandieratori delle sette contrade di Orte. Volevo ricordare che quattro di questi ragazzi un altro anno passeranno al gruppo dei grandi sbandieratori. Entrano in piazza Santa Maria i musici e gli sbandieratori delle sette contrade di Orte. Il gruppo dei musici con i loro tamburi chiamano gli sbandieratori Federico, Nicolò, Edoardo, Amos, Maurizio, Giovanni, Michele, Lorenzo, Stefano, Adrian, Michele e Thomas. Buonasera, questa per me è una serata molto difficile da affrontare, perché sicuramente andrò incontro a forti emozioni e la commozione mi bloccherà la parola nel ricordo del nostro amico che purtroppo ci ha lasciato.
uomo che ha messo i suoi ideali e i suoi valori, le sue passioni al servizio della comunità. Lo scorso 10 novembre il gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte è stato privato da un destino assurdo e crudele. Una delle sue colonne più forti e tenaci, Sergio Chiodi. Per tutti noi Bullone, Sergio, oltre a preparare sempre con molta passione i testi che leggevamo durante i nostri spettacoli, era uno degli sbandieratori più longevi del gruppo. Se la sua assenza è stata forte durante questi mesi, potete immaginare tutti cosa significhi per noi essere privati della sua presenza in questa nostra serata di festa ad Orte, nella sua Orte. Ci sforziamo di sentirti con noi. Ma il tuo sorriso, la tua forza, le tue incazzature e soprattutto la tua arte nei giochi della bandiera ci mancano moltissimo, caro Sergio. Ma si va avanti, sempre, come sappiamo che vorresti tu. La tua stirpe di sbandieratori, i tuoi eredi, Amos, Thomas e il piccolo Giulio, sono sempre parte della nostra famiglia. E alleviano la tristezza. Nei loro occhi ti rivediamo e ti sentiamo vicini. Alza in alto nel cielo le tue bandiere, caro Sergio. Noi alzeremo le nostre, convinti che lassù, in qualche parte, possano incrociarsi con le tue. Ciao, Bullone.
grande squadra, eseguita dagli sbandieratori Michele, Lorenzo, Thomas, Michele, Stefano, Adrian, Nicolò e Federico. Volta di una piccola squadra con due bandiere, eseguita dagli sbandieratori Maurizio, Giovanni, Stefano, Federico, Edoardo e Amos. Thank you.
È allora la volta di un esercizio di singolo eseguito dallo sbandieratore Lorenzo della Contrada Olivola. Altro esercizio, piccola squadra, eseguita dagli sbandieratori Amos, Michele, Adrian, Nicolò. Thank you.
esercizio di doppio eseguito dagli sbandieratori Lorenzo e Michele. Delle contrade San Sebastiano e Olivola. Thank you.
e salutiamo Lorenzo e Michele delle contrade San Sebastiano e Olivola. È ora il momento di un singolo, anche lui è un veterano del gruppo degli sbandieratori, è entrato a far parte del gruppo, pensate, nel 1979. Accogliamolo con un applauso, lo sbandieratore Maurizio! Grande squadra eseguita dagli sbandieratori Edoardo, Giovanni, Thomas, Federico, Michele, Adrian, Michele e Nicolò. Thank you.
E salutiamo il gruppo dei musici degli sbandieratori delle sette contrade di Orte e vi danno l'appuntamento per la 54esima edizione. Ragazzo al centro della piazza è l'arciere che ha vinto il Palio 2024 delle sette contrade di Orte, Edoardo della contrada Sant'Angelo.